a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Ero già disperata perché non sapevo che cosa girare, che contenuti portare per questo primo video della settimana, ma per fortuna Miss Fiction e Miss Nerily mi sono venute in soccorso con un book tag che hanno pubblicato ieri o un altro ieri in base al giorno in cui pubblicherò questo video, e quest'ultima, cioè Elena in particolare, mi ha taggata nel No Disclaimers Book Tag, quindi no premesse, niente premesse e niente peli sulla lingua. Penso che in un po' di cosine potrei rispondere in maniera molto simile a quello che hanno detto anche le altre due ragazze, ma iniziamo subito con le domande che sono in inglese, quindi le tradurrò a braccio così. Quale cliché nei libri ti dà più fastidio? Per questa domanda non ho avuto alcun problema perché mi è venuto in mente subito il classico protagonista o protagonista femminile, super fighi, che per forza sono i predestinati, devono fare cose fighe nel libro e avere i mega superpoteri, insomma il retaggio della Mary Sue e Gary Stu delle fanfiction. La trovo una cosa veramente irritante, anche perché il più delle volte non c'è alcun sviluppo del personaggio, se c'è è portato avanti in una maniera oscena, e poi ci siamo sinceramente stufati di tutti questi personaggi uguali che devono essere i predestinati, prescelti, mega fighi, avere i poteri che non sanno di avere ma poi lo scoprono, e quindi il destino dell'umanità grava sulle loro spalle e anche basta, cioè siamo stufati. Quale scrittore slash scrittrice o scrittori pensi che siano sopravvalutati? Beh, mi viene in mente proprio perché ce l'ho qua dietro, proprio qui, e direi George Martin, perché soprattutto adesso andandomi a rileggere alcuni passaggi, no, cioè Martin non è che scriva esattamente bene, oltretutto ha uno stile molto pesante, ricco. Quello che a me piace dei suoi libri è la storia, i personaggi, l'intreccio tra tutte le vicende e queste cose classiche dei fantasy, ma per quanto riguarda la scrittura e purtroppo un sacco di persone lo esaltano come fosse Dio. Poi di questa scrittrice io ho letto solo un libro, quindi non me la sento di dare un giudizio così stringente perché la valuterò meglio anche prossimamente. Infatti volevo parlarvi di un libro che qui è The Magic, io ho letto solo questo, a breve uscirà Legend, il seguito tradotto, si sa perché con Legend. Non lo so, non mi ha colpito al 100%, anche se il libro non mi è dispiaciuto in sé, ma tipo la cosa che secondo me è riuscita peggio del romanzo è la caratterizzazione dei personaggi, che sono delle macchiette confuse in questo primo libro. Vedremo nel prossimo, ma sinceramente pensavo molto di più visto l'hype che c'era attorno al suo nome. Poi appunto io non ho letto altro, ma non dobbiamo fare premesse, cioè questa è la mia opinione e amen, e magari cambierà. Poi quali sono i libri che ti sono meno piaciuti da quando ti sei unito alla community di BookTube? Beh, ovviamente da quando ho iniziato a fare video, a parlare di libri, a leggere anche in maniera molto più critica, alcuni libri che potenzialmente mi sarebbero piaciuti molto prima, ovviamente non hanno avuto questi grandi giudizi da parte mia, cioè non ovviamente, però alcuni di essi non mi sono piaciuti del tutto. Tra questi posso citarvi assolutamente Throne of Glass della Maas, poi non ho citato nella precedente domanda perché l'avevo già citata abbastanza, Elena e Tiffany, però comunque rientra anche lei in questa categoria. Trono di Ghiaccio per me è stato un grandissimo no, ne avevo parlato già abbastanza male in un qualche wrap up, ma ormai abbiamo appurato che Sarah J. Maas non sa scrivere, l'abbiamo ripetuto tipo quasi tutti in 3000 luoghi, e non mi vengono in mente altre cose. Ah no, ecco una cosa interessante, Shatter Me, che io avevo letto tipo anni fa e mi era piaciuto, l'ho riletto l'anno scorso credo, e vi giuro che non ho ancora compreso come mi sia piaciuto tempo fa, perché è tipo un abominio, è terrificante. Quindi anche quello è tra libri molto amati, ma che a me ha fatto proprio schifo. Un finale terribile che ha rovinato un altrimenti libro di qualità, Il Sognatore di Lainey Taylor. Il libro mi è piaciuto nel complesso, a parte qualche scivolone, ma il finale ha rovinato tutto, mi ha fatto veramente arrabbiare. E non lo so, mi sono girate le scatole, cioè sono comunque curiosa di leggere il secondo libro, però la conclusione ha mandato veramente a quel paese la costruzione della cosa principale di questo romanzo, quindi sono rimasta veramente infelice della scelta. Quale personaggio slash personaggi fictional, non mi viene in italiano, di romanzi insomma, vorrei che non fossero stati uccisi?
così su due piedi mi risulta veramente veramente difficile, soprattutto perché mi sto concentrando su saghe fantasy o cose di questo tipo e non mi viene in mente niente. Mi è venuto, giusto guardando i libri, Khal Drogo di Game of Thrones, vabbè non è neanche spoiler perché sulla bocca di tutti questa cosa, però alla fine la sua morte, per quanto triste e dolorosa, veramente una delle morti più tristi dei libri, è comunque giustificata. Quindi sotto un certo punto di vista mi può stare anche bene, perché permette a Daenerys di evolversi come personaggio, ma loro due erano una coppia troppo carina e io ci sono rimasta malissimo. Quali sono alcune delle cose che ti danno fastidio dei libri o comunque la interpreterò come l'hanno interpretata Tiffany ed Elena, ovvero cose legate all'ambito della lettura? E mi viene in mente comunque una cosa simile a quella che ha detto Tiffany, ovvero i miei capelli non vogliono stare fermi, il fatto di dover classificare lettori di serie A, di serie B o comunque arrivare a discriminazioni per le cose che si leggono, comunque faide, conflitti e insulti, che io trovo veramente assurdo, perché se una persona legge anche solo esclusivamente fantasy o young adult, questo non la rende una persona stupida, né sciocca, né infantile. E allo stesso modo, se una persona legge solo classici o narrativa generale, questo non la rende la persona più intelligente del mondo, più matura. Quindi se la smettessimo di giudicare gli altri in base a quello che noi non leggiamo, sarebbe meglio. Quali sono dei libri che pensi che dovrebbero avere più attenzioni o comunque essere riconosciuti di più? Vi cito questo libro perché ne sto leggendo il seguito proprio in questi giorni, dato che è prossimo all'uscita, e sto parlando di Eternal War di Livio Gamberini, edito Acherum Books. Questo fantasy è una figata assurda. È un fantasy storico ambientato nella Firenze del XIII secolo e i protagonisti sono Guido Cavalcanti e il suo ancestrarca Cabal, o Cavallicante se il nome completo. In pratica abbiamo un mondo diviso tra lande e materia. La materia è il mondo che conosciamo noi di tutti i giorni, mentre la materia è popolata da spiriti ancestrarchi o comunque altre manifestazioni del divino e simili. Gli ancestrarchi guidano le famiglie, adesso lo sto facendo abbastanza breve, e il nostro Cabal veglia sulla famiglia dei Cavalcanti, cercando di portare ovviamente la famiglia al potere, di proteggerli, eccetera. È veramente fighissimo, innovativo, diverso e soprattutto scritto molto molto bene. La scrittura si adatta bene anche all'ambientazione, al tempo storico, tutto è descritto minuziosamente e ci sentiamo proprio immersi in questo clima del 1300 e soprattutto è bellissimo indagare sulle lande, su come sono organizzate, come lavorano gli ancestrarchi e tutti gli altri spiriti collegati, e soprattutto è bello vedere anche le vicende storiche che abbiamo già studiato, che comunque conosciamo, della Firenze di quell'epoca. Purtroppo questo libro non lo conosce nessuno e io vorrei che lo leggessero tutti perché è bellissimo. Cosa ne pensi della censura o comunque book banning, adesso non so come tradurlo? Allora, la censura in tutte le sue forme è comunque sbagliata perché va contro il diritto di libertà di espressione, di parola, però io adesso vorrei parlarmi di un'altra forma di censura, visto che abbiamo affrontato proprio la censura formale o comunque dell'organo di Stato. Io vorrei parlarvi di quella imposta da persone che non rappresentano la legge ma comunque una figura di riferimento, come ad esempio i genitori. Perché a me è capitato più volte di sentire persone, amiche, che mi dicessero: ah, non ho letto questo libro ovviamente anni fa perché i miei genitori non vogliono, e io stessa ho ricevuto questo stesso ammonimento quando era uscita la trilogia di 50 sfumature di grigio. Io non è che volessi leggerlo perché mi interessasse in modo particolare, ma era un caso editoriale, volevo farmi quattro risate, sapevo che sarebbe stata spazzatura, ma comunque io volevo leggerlo. E mia madre inizialmente mi ha detto: no, non leggerlo, non è una roba per te perché sei troppo piccola, eccetera. Ma per una persona che da quando ha 11 anni legge fanfiction Rating Rosso su FP, capite che... Ad ogni modo, io me ne sono un po' fregata e ho letto la trilogia lo stesso. E quando poi mia madre l'ha scoperto, cioè, non è che potesse fare molto. Io le ho detto semplicemente che volevo leggerlo e lei non me l'avrebbe certo impedito, perché non mi poteva impedire di leggere qualcosa che non aveva il diritto di vietarmi, sostanzialmente. Quindi, sotto questo punto di vista, la censura da parte degli altri sul cosa leggere io la trovo qualcosa di sbagliato, perché ognuno si approccia a ciò che gli interessa o che lo ispira a un'età diversa,
e gli altri non sono in grado il più delle volte di definire con chiarezza cosa possa essere giusto. Io posso comprendere un genitore che dice non leggere 50 sfumature di grigio, ma io sapevo di poterlo fare perché avevo già tutte le conoscenze necessarie per farlo, non mi sarei scandalizzata né turbata né niente. È ovvio che 50 sfumature di grigio non vada fatto leggere a un bambino di 7-8 anni, ma mi sembra inutile ribadirlo. La nona e ultima domanda mi chiede di taggare. Io ho deciso che la mia vittima sarà Martina Mezzadri. E niente, spero che le interessi il tag, che lo faccia prima o poi. Detto questo, comunque, qualsiasi persona è liberissima di fare questo tag che ho deciso di proporvi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Solite cose, mi piace, commentino, se volete iscrivervi e attivare la campanella, a me fa molto molto piacere. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!